Benvenuta e benvenuto alla nuova tappa di Capitani Coraggiosi. Saliamo a bordo, si salpa. Apprezza l'impegno. Mi piace dire che non esistono degli errori, esistono solo delle opportunità o delle azioni che non ci portano verso l'obiettivo desiderato. E mi piace anche pensare che imparando si sbaglia. Questa frase, messa in questo modo, pone l'attenzione che comunque sto facendo qualcosa per apprendere e che all'inizio è normalissimo che non riesca al meglio quello che sto imparando a fare. Separa quindi l'intenzione dal risultato ottenuto. Scopri quindi quale bisogno è celato dietro l'azione che tuo figlio, il tuo allievo, il ragazzo che segui ha compiuto e aiutalo a trovare le azioni più consone per poter soddisfare quel bisogno. Ad esempio, un bisogno di importanza può essere soddisfatto impegnandosi a diventare il primo della classe, o il primo capocannoniere, o il ciclista più veloce, o la ballerina più aggraziata, o aiutando in casa con piccoli lavoretti, ma anche uno può sentirsi importante interrompendo sempre gli altri, commettendo dei falli durante il gioco, o arrivando in ritardo agli allenamenti o a scuola, o peggio ancora, con episodi di bullismo. Quindi, aiuta il tuo ragazzo a soddisfare il suo bisogno di importanza, che vale per tutti, anche per gli adulti, è un bisogno umano. E elogia l'impegno, quindi, non il risultato. E possono aiutarti in questo senso delle frasi come «Grazie per avermi aiutato con il lavoro, ad esempio, che ti ha aiutato a fare». Oppure «Hai fatto proprio bene a fare quella cosa che ha fatto». Oppure ancora «Puoi davvero essere orgoglioso di te per». E non aspettare che arrivino grandi risultati prima di trattarlo da trionfatore, perché ogni piccolo progresso e successo va elogiato e rinforzato, perché ogni piccolo progresso lo fa crescere in quella scala di autoaffermazione, nutre la sua autostima e, attenzione, fa in modo che lui, lei stesso e in autonomia riconoscano cosa hanno fatto bene, riconoscano il fatto che è importante sentirsi orgogliosi per qualcosa che hanno fatto bene, prima che glielo possa dire tu. Ci sentiamo alla prossima. Se questo audio ha generato in te delle riflessioni o delle domande e vuoi condividerle con me, sarò felice ed onorata di risponderti. Puoi scrivermi a carla@carlafavazza.it. Noi ci sentiamo la settimana prossima.